Solita prassi quando usciamo dall'abisso. Andiamo a vendere tutta la roba. Ah, homunculus, grazie, questi saranno utili. E il talismano magico. Ok. Dunque, Metis, è la prima volta che abbiamo un'interazione al di fuori dell'abisso. Vediamo come va. Sorella, è un po' di tempo adesso, c'è qualcosa che voglio mostrarti. Ok, vediamo. Sì, ricordi quella cosa che abbiamo trovato nell'abisso? Quell'oggetto strano a forma di coppa con il buco? Amada-san mi ha insegnato come si usa, vieni, te lo mostro. Ah, il caffè! Ok, è vero. Capisco. Ho i nervi a pezzi. Ho soltanto menzionato la macchina del caffè filtro. Perché mi succede tutto questo? Dunque è così che si prepara una bevanda. Molto interessante. Non è niente di che in realtà. Com'è il sapore? Sapore? Devo berla? Il sapore? Non serve mica a pensarci troppo. Assaggerò di nuovo. Forse riuscirò a capire un'altra tazza. Ho bevuto fino all'ultima goccia, ma... Eiji-san, non ha ancora toccato il suo. Ti piacerebbe assaggiare anche quello? Cosa? Posso davvero? Ricorda di fare caso al sapore questa volta. Sì, certamente. Dato che era la tua tazza, sorella, mi assicurerò di assaporarla facendo 100 volte più attenzione. Va bene, fai pure. Farò attenzione al sapore ora. Allora, stavolta com'è? Molto migliore di prima. Ma com'è possibile? L'ho preparato usando gli stessi grani di caffè. Non può esserci tutta questa differenza. Tecnicamente è possibile assaggiare valori quantificabili per un confronto, ma è complicato presentare in maniera chiara i dati risultati. È anche un processo inutile, dato che ciò che rende migliore questa tazza è l'averla ricevuta da mia sorella. Metis sembra felice della sua nuova scoperta. Alla fine non sappiamo che sapore avesse quel caffè. Potenza sorella, attacco aumentato al 20% fino a fine turno se si riceve un cambio da Aegis. Oh, va bene, non è terribile come bonus, però... Vabbè. Volevo solo sentire le tue impressioni sul sapore. Aveva un buon sapore. Grazie. Ma perché è così difficile preparare un buon caffè? Oh, il caffè aveva un sapore intenso. Perché non hai avuto un buon maestro. Allora, tu... Oh, Aegis, ti piacerebbe studiare assieme? Ricordi quel quaderno di matematica che abbiamo trovato nell'abisso del tempo? Guarda, quaderno di matematica. Ho solo pensato che in momenti del genere una routine fa molto comodo. Vabbè, se volete passare il tempo a fare altro piuttosto che uscire da qua... Grazie, in realtà ho invitato anche Metis. Ha detto che le interessa sapere che cosa studiamo ai licei. Allora, andiamo. Ah, è la prima volta che vedo una studentessa assolvere i propri obblighi formali. Perché scrivi per esteso tutti i calcoli richiesti invece della sola risposta? È un sistema inefficiente. Direi per dimostrare di saper risolvere il problema correttamente. Dunque si ritiene che fornire la risposta non basta dimostrare di saper risolvere il problema correttamente. Dio mio, questo è quello che ho sempre pensato anche io con la scuola. Perché ti devo far vedere il processo intero se lo so? Bene, ma non so replicarlo su carta, ma so che il risultato è quello e lo sono sicuro al 100%. Perché non ti basta se il risultato è giusto? Ho forse detto qualcosa di sbagliato? Così la distrai. Oh, se lo dici tu. Scusa, è che questo problema è proprio difficile. In realtà è perché l'importante non è trovare la risposta e basta, credo. Cosa? Ma non è quello lo scopo del compito. Beh, in parte, ma credo che il punto sia imparare il procedimento. Sapere quali formule tecniche sono utili per risolvere il problema. E una volta appreso tutto questo, trovare la soluzione semplice, anche quando lavori su un altro problema con numeri diversi. Ma ho capito, ma se io lo so il processo, perché non mi basta dare la risposta? Capisco, dunque studiare significa fare propri approcci specifici. Fukasan è proprio brava a insegnare, non trovi, sorella? Capire le cose diventa semplicissimo. Sì, molto. È molto brava, quando vuole. Oh, ma non è vero. Hai solo posto le domande giuste, Metis.
Ah, e poi mi diverto a scrivere i calcoli, mi sembra quasi di fare conversazione. Come posso spiegarlo? Quando trovo la risposta mi sembra di comprendere l'intento delle persone che ha scritto il problema. Rende difficile la vita all'alunno, quello è il problema. Per esempio, riesco a capire quando cerca di fuorviarmi o quando vuole farmi utilizzare una certa formula. Se riesco a capire cosa voglio arrivare a questi problemi, sento che sarò più preparata agli esami. Chissà se si può applicare anche quella cosa alla navigazione. Trovo che ci siano molti punti in comune. Oh, ho avuto la risposta alla vita. Allora, vediamo. Cosa hai sbloccato? Attenua debolezza, riduce i danni subiti se si viene colpiti dalle proprie debolezze. E vai. Dunque studiare aiuta anche nell'esplorazione. Allora la scuola dovrà applicare un regime piuttosto severo. Scusa, forse ti ho dato l'idea sbagliata. Qualcosa di buono l'abbiamo ottenuto. Quindi chi è che ci manca del gruppo? Mi sa che tutti hanno fatto il loro primo giro, è vero? Sì, tutti quanti. Però potenzia sorella, dio mio, cioè. Che poi 20% non è male come potenziamento. Però, vabbè, non giustifica il doverle per forza dare il cambio per forza. Diciamo che se ci troviamo nel momento buono per darle il cambio, sarà utile. Botto. Oh. Così, già ci butti. Ci butti già nella mischia e vai a picchiare il Reaper? Ti è mai capitato che un'ombra malevola ti inseguisse nell'abisso del tempo? Sì, sto parlando del mietitore. Questa volta ti chiedo di sconfiggerlo, ma quindi devo sfidarti di nuovo, Elisabetta? Non c'è alcun dubbio che si tratta di una richiesta molto esigente, ma non intendo obbligarti. Ti chiedo di affrontarla solo se sei sicuro. Per adesso direi di lasciare la squadra attuale: Yukari, Akiko, Koromaru. Prossima zona, Tolomea. Questa è la quinta porta, è tutto pronto? A che livello sono io? 58. Sai che sono contento di aver creato Succube in questo modo? Non era nei piani assolutamente, però a modo suo mi è piaciuto come è uscito. Ma neanche Susanoo era nei piani, ma proprio mai. Già che c'ha abilità magica, signore della magia, e ci manca solo amplifica ghiaccio, Susanoo diventerà una gran bella persona. Poi l'ho detto, a me piace un sacco il suo aspetto. Molto meglio della prima e della terza persona di Yusuke, assolutamente. Delle sue tre persone lui è la migliore. Poi abbiamo Kaguya. Grande Kaguya. Voglio solo vedere chi riusciamo a prendere. Ci servirebbe qualcuno elettrico. Ah, Igor, mi aspettavi? Ti ho convocato qui per poterti offrire un'altra forma di assistenza. Ora che hai coltivato i tuoi poteri nel corso dell'esplorazione, ti rivelerò altri segreti della fusione. Sono certo che sarà cosa estremamente utile. Altre fusioni speciali? Ovvio. Wow, continuerò a osservare i progressi che compirai nel corso del tuo viaggio. Questo è quanto avevo da dire. Ora, se non ti dispiace, Elizabeth. Ok, già abbiamo un bel po' di persone. Per dimostrarmi profondo, il costo dell'evocazione è diminuito. E vai. A proposito di costi e cose, quindi arriviamo fino a Orfeo Telos. Ok, questa non ce l'avevamo. Lo conosco perché alcuni in Persona 5 si lamentavano che avevano messo Orfeo Picaro ma non Orfeo Telos. Però non so quale sia la sua differenza con gli altri. Urlo di trio. Victory Cry! Recupero del tutto gli HP. Wow, e c'ha tutte le resistenze, tra l'altro. Thanatos, Asura, CU, Metatron, LL e Messia. Beh, ce le ho tutte. E tra l'altro Asura e CU li vorrei anche riprendere, tra l'altro. Il vero problema è che dovrò rifare Metatron. Che palle. Effettivamente Belzebù, lui starebbe benissimo con Soffio Pestilenziale. È un moscone gigante, d'altronde, ci starebbe. Quindi dal livello 58, ovvero Nebiros in giù. Il vero problema è che non ho nessuna persona ancora da questa parte in giù che abbia buone abilità elettriche. Potrei prendere Ecate però, volendo. Quanto mi costa? 50.000. Possiamo fare lo stesso giochino che abbiamo fatto per Susanoo. Posso rifarla con qualcuno e spostare Inferno e amplifica fuoco e spostare appunto signore della magia e abilità magica. Fatto sta che rimaniamo allo stesso problema di prima, ovvero che non abbiamo ancora una persona decente di tipo elettrico. Ce ne faremo una ragione arrivati a questo punto per ora. Quindi dobbiamo fare come l'altra volta, spostare inferno e amplifica fuoco a qualcun altro e da quel qualcun altro ricreare di nuovo Ecate. Beh, se già la fondiamo con Seiryu possiamo già fare signore della magia e abilità magica e fare Samael. Dobbiamo vedere se da Samael riusciamo a fare Ecate. Samael e Lakshini fanno Ecate con 4 abilità. Perfetto. Amplifica fuoco, signore della magia, abilità magica.
Fatto, e neanche l'errore fusione. Per qualche arcano motivo, Aegis adesso è portatrice di tutte le persone DLC. E potenza fuoco dovrei già averlo, tra l'altro. Quindi ci serve una resistenza al ghiaccio. E poi abbiamo anche un altro slot libero, visto che lei non fa effetti di fuoco, mentre il ghiaccio sì. Oh, la nostra squadra è particolare. Diciamo che la nostra squadra è particolare. Probabilmente Succube più avanti verrà sostituita, però cacchio, ora come ora è interessante come personaggio nella squadra, sai? Diciamo che è Angelo che ci costa di meno, 10 punti di meno. Dobbiamo solo resistergli allo sparo e alla luce. Che poi alla fine, se ci pensi, è la stessa cosa che abbiamo fatto con Angelo. Angelo è uguale, ha 2 resistenze e aveva 2 debolezze. Credo, forse lei non aveva debolezze al fisico, ora che ci penso. Mi è piaciuto come abbiamo fatto queste 3 persone a modo loro. Andiamo, tanto le zone sono uguali tutte, quindi non mi sorprendo neanche più. Oh wow, di nuovo il castello. Chissà se qui vedremo un altro ricordo passato. Mi chiedo, quella figura oscura che continua a saltare fuori e questi ricordi che vediamo hanno davvero a che fare col fatto che siamo intrappolati in questo luogo? Suppongo che possiamo solamente scegliere di credere a ciò che dice Metis. Preoccuparci non ci aiuterà, dobbiamo continuare a muoverci per scoprire la verità. Andiamo allora, vediamo che nemici ci sono in questa zona. Oh, gli angioletti. E Koromaru subito entra in azione. E la nostra prima mano arcana di oggi. Altra mano arcana, ma ancora non escono gli impeti arcani. Uffa. Oh, si continua di mani arcane qua, ma carte nisba, eh. Vabbè, almeno abbiamo trovato una chiave. Ancora mani arcane, ma non esce niente. Non esce niente, porca troia. Datemi le carte. Voglio vedere l'animazione di Hecate, visto che è la sua prima apparizione. Inferno di fuoco. Carina, carina. A livello grafico meglio di quella di Persona 5. Però quella di Persona 5 era bellissima, con i piloni di fuoco che uscivano da sotto. Stupenda. Che poi noi continuiamo a fare le porte della monade di terzo livello, ma non abbiamo ancora provato mezza volta a farne una di uno e vedere se cambia qualcosa. Perché magari la pool tipo di nemici è sempre la stessa, ma in quella da 1 e quella da 2 ne combatti 2 o 1 di 3. Ancora! Or, com'è possibile tutte queste mani arcane in me e niente carte oggi? Cosa devo fare? Andare in quelli di prima e farmarmi le mani arcane? Oh, eccone una, anche se non è per niente quella che vorrei. Vabbè, almeno qualcosa è uscito. Scarabeo torre e tizi in bianco, d'accordo. E con questo ci abbandona. 2 mani arcane e... oh, finalmente. Ah, che bello. Giustizia. Uovo prezioso... sì, ma no. E punti esperienza. 8 di forza e 50 SP. Forse per Sanada non è una cattiva idea. Beh, a chi con questo momento si è preso? HP, SP e forza. Un carro armato adesso. Questo mi fa pensare che però se lo potenziamo così tanto, quando Aegis e Metis combatteranno con lui e Ken, forse gli stiamo dando troppi potenziamenti, sai. Magari se sapessi quando è che succederà, glieli tolgo tutti prima di combattere, ma magari non lo sapremo finché non succederà. Un secondo, rilevo una presenza potente. E 4 piani di sotto di dove vi trovate, fate attenzione. Oh wow. Altra porta della monade, come se fosse una sorpresa ormai. Purtroppo mi sto rendendo conto che a meno che più avanti non ci sia un metodo per farmarsi tutte le gemme o per comunque aumentare le statistiche delle nostre persone, creare persone forti in questo DLC è inutile. A meno che non ci sia un New Game Plus che puoi fare da qui per la partita normale. Che giro della monade di merda questo. E mi tocca anche prenderle, perché ho 3 carte. Facciamo ancora un altro paio di giri con questa squadra, poi cambiamo con Junpei e Metis. Il problema è che se altre mani arcane non mi danno almeno il potenziamento dell'assalto, ci conviene uscire e rientrare. Ecco appunto. Beh, il matto, ok. Il matto ci sto. Abbiamo ancora altre 2 carte. Se mi danno potenziamento dell'assalto sono contento. Sarei contento se mi dessero anche il diavolo però. Quindi qua adesso c'è il piano di intermezzo. E dopo di questo c'è il boss. Ed ecco te il frammento del muro. Tarocco della torre. Cosa fa? Più 1 a tutte le statistiche. Ok, non è terribile. Però ora che ci penso abbiamo Mithras. Dovrei prendere Siegfried che ci danno le carte e
vedere se riesco a fare la nostra teurgia massima. Caos Scarlatto è veramente, credo, l'abilità più assurda che ci sia in questo titolo, assolutamente. Vediamo, qual è la persona elettrica più vicina che abbiamo? Livello 65 Biaco. Va bene, andiamo a vedere chi c'è qua sotto. C'è un carro armato con le fiamme e una spada dorata. Io punto sulla debolezza al ghiaccio, sai? Scopriamolo subito. Sai qual è il problema? È che molto probabilmente lui è debole all'elettricità. Secondo me lui è debole all'elettricità. Vediamo se almeno posso avvelenarlo. No, però mi sa che lui è comunque quello più debole dei due. Chi è andato in confusione? No, Yukari. No, sono tutti in confusione. Brutti bastardi. Dovete stare tranquilli voi. Debole all'elettricità. Ma pensa un po'. Che poi non è difficile da ammazzare questo, eh. Ha meno vita dell'altro. Il problema è che non ho persone elettriche. Ne parlavamo giusto 2 secondi fa. Però ho una persona di luce. Se solo avessi avuto concentrazione. Dai, è andato, morto. No. No, bastardo. Adesso te la faccio pagare di nuovo. Fai tanti colpi, mi raccomando. Sì, andato. E con questo chiudiamo la partita. Game, set. No, di poco. Grande Junpei, bravo. Mana Arcana, no perché è una boss fight, ovviamente. Sti cazzi, il carro pure. Cosa fa? 10 HP massimi. Wow. Sei stanca, sorella? L'ultimo nemico era piuttosto forte. Se sei stanca possiamo tornare indietro. Non dovresti sforzarti troppo. Tu come stai? Io? Sto bene, benissimo in realtà. Ma è stata meglio. Ok. Ok, quindi abbiamo solita solfa. 2 oggetti per potenziare i nostri compagni e un'arma per qualcuno. Quindi pugni nelle mani. Ma chi l'ha tradotta sta roba? Ma c'ho capato onda. Ma porca puttana. Perché invece di pensare a fare un gioco decente fanno i meme in sto gioco? Ma io lo so che la traduzione qua è italiana. Ma Dio mio, si impegnassero allo stesso modo. Ho i pugni nelle mani, giocattolo per cani. Per chi è? Per Junpei questo? Wow, finalmente una zona nuova. Qui l'atmosfera è diversa. Ma perché? Sapete, più scendiamo più mi sento nervosa. È ancora lontana, ma percepisco una presenza potente sotto di noi. D'accordo. Finalmente una zona bella. Questa mi piace, cazzo. Bella questa. Mi sembra giusto, le priorità. Mi sembra giusto, Koromaru. Oh, comunque Fuka ha superato Aegis, eh. Quei 15% in più di esperienza, botta. Buttali via, eh. Oh, delle chiavi, grazie. Che tanto usiamo adesso su questo forziere, ma comunque. Porta dell'orologio, tacchi seducenti. Perché mi sanno tanto di scarpe che non hanno potenziamento? Quindi a sto giro io non potenzierei Mitsuru e Amada, ma potenzierei Koromaru, esatto, e Sanada. Così ci possiamo portare Junpei e Metis. Primo errore di fusione con Aegis, non posso skippare. Vediamo. Tunk. Poverina. Allora, l'animazione è uguale, però poverella, dai. Ci becchiamo un trofeo anche per Aegis? Dai, altri 12 livelli e Siegfried ce lo prendiamo. Altri 4 e facciamo Hecaton Care. Altro potenziamento? Ah, certo, Kaiwan e quell'altro. Ah, però aspetta, no, non è Kaiwan questo. Quello lì è il... non mi ricordo cosa sia, ma l'abbiamo trovato all'inizio. Carica e concentrazione per tutti regalato. Ci sta, in realtà, non è una cattiva idea per una teurgia. Ancora Porta della Monade. E subito una mano d'oro, così. 2 mani d'oro addirittura. Porca troia, 50% di esperienza. Se solo potesse metterli qualcuno. Visto che proprio parliamo di frammenti in realtà, fammi un secondo uscire. Fammi andare a vedere se posso già prendere crescita 3.
Ah, ma anche uscendo così? Io pensavo che solo finendo i dungeon prendevate i potenziamenti. C'è qualche problema, Madakun. Gli altri stanno per tornare. Scusa, mi sono distratto. È solo che ho un sacco di cose per la testa. Già, ti capisco, è tanto da digerire, ma non devi pensarci su troppo. Non possiamo fare altro che continuare a esplorare, quindi concentriamoci sulla strada da percorrere. Ma è davvero così? Cioè, questo posto è il riflesso delle nostre menti, giusto? Qualcosa mi dice che non basterà solo esplorare per uscire da qui. Ha ragione. Madakun, voglio capire com'è successo. Come siamo finiti qui? Forse hai ragione. Scusa, non volevo darti torto. No, non preoccuparti, a dirla tutta, la tua è un'ottima osservazione. Comunque siamo una squadra, giusto? È importante dirla propria, come hai fatto tu. Sì, sono d'accordo. Però non sono molto bravo. Ho la brutta abitudine di tenermi dentro le cose del genere. Prima non avevo nessuno con cui poter parlare, ma ora è diverso. Quindi Amada si prende la nuova teurgia. E anche Yukari? Devo ricordare che non sono più solo. Grazie, Yukari-san. Ma non ho fatto niente. Non direi, mi sento molto meglio dopo aver parlato con te. Comunque ora tornerò anch'io a prepararmi per il nostro prossimo viaggio. Lei ora si risolve un po' la testa, si prende la sua teurgia. Ora le cose sono diverse. Neanche io sono sola, lo so, ma... Oh, inizia ad avere un senso. Non sono solo nervosa. Per tutto il tempo stavo male dentro. Il secondo potenziamento che danno ai nostri compagni molto spesso non ha senso. Amada, ok, ma lei? Cioè, l'autoconvinzione, il fatto di aver capito che effettivamente stava male e quindi ok, e vai? Mi conviene rientrare, ora non c'è tempo per immaginarci. Comunque, in realtà noi siamo usciti per tutt'altra ragione. Potrei passare il tempo con Sanada e di nuovo Mitsuru e anche là in fondo c'è una chiave? Potrei! Prima di tutto andiamo a vendere le cose. Ah, ogni tanto quindi mi escono fuori anche robe particolari. Puoi coltivare un lotto di semi aggiuntivo. E vai! È un po' uno spreco, però... Allora, iniziamo a prendere potenze alterazioni. Prendiamone due. Tanto ametiste ne siamo pieni. Prendiamo crescita. Ne prendiamo uno solo. Ne duplico due. Si sa mai che mi serva per qualcun altro. Mi ero dimenticato che potenze alterazioni ce l'avesse la signora. Quindi abbiamo più possibilità di stato. Il 75% in più di danno di questo. Più un altro 15% che fa il 90% su tutti quanti. È quasi il doppio del danno questo, quindi. Ci serve solo ora la resistenza alla luce e più avanti la resistenza al fisico. Allora, Sanada, prima di scendere di nuovo a sto punto tanto vale potenziarti. Oh, ehi, senti un po', ho del tempo libero al momento. Per cui stavo pensando di leggere il libro che abbiamo trovato nell'abisso, ti va? I pugni nelle mani? Va bene, andiamo. Pugni nelle mani, eh? Titolo interessante. Mi sa che l'ha scritto Macio Capatonda. Ah, due ne abbiamo trovati addirittura. Qualche lettura leggera ogni tanto non fa male. Aiuta a tenere la mente lucida. Mi sorprende. Non mi definirei un gran lettore, ma devo ammettere che si può imparare molto da dei libri. Ricordi la nostra conversazione con Amada sul doversi attenere a un regime di allenamento? In pratica io ho detto che l'autostima accumulata raggiungendo i propri traguardi aiuta a superare le avversità future. Ero così sicuro di me, ma nella testa ho un dubbio assillante e mi chiedo se tutto il mio impegno sia stato vano. Avere più autostima è più facile a dirsi che a farsi. Anche per te lo stesso, Aegis. Diresti di essere più sicura di te? Non lo so adesso. Dopo quello che è successo ci credo anch'io. Non è una domanda semplice, vero? Non che dovrebbe esserlo. Quanto a me, beh, neanche io sono sicuro della mia risposta. So solo che non posso fermarmi, altrimenti tutto il sangue, il sudore e le lacrime che ho versato finirebbero sprecati. Tutto il mio impegno andrebbe a farsi benedire. Non posso permetterlo. I giorni passati ad allenarmi devono per forza avere un senso. Avevo in mente questi stessi pensieri l'anno scorso, quando abbiamo combattuto al suo fianco. Oh, ma perché non dico il nostro nome? Cioè, boh, cos'è? Sono tabù, amplifica bonus. Grazie per la chiacchierata. Togliermi questo peso mi ha davvero aiutato a schiarirmi le idee. Mi farò perdonare al prossimo scontro. Andiamo anche da Mitsuru, anche se lei non la stiamo usando. Oh, Aegis, Koromaru voleva che giocassi con lui. Ah, giusto, è vero, non era per lei. No, però aspetta, se è lei l'icona, allora sì. Quindi ho pensato di accontentarlo. Ti va di unirti a noi? Andiamo. Yes. Andiamo allora, Koromaru starà aspettando.
Ma io scherzavo prima quando ho detto sarà per Junpei. No, a quanto pare per Mitsuru. E con detto così sembra che la stiamo insultando, dandole della cagna. Sei in difficoltà, Koromaru. Non mollare, so che riuscirai a trovarlo. Ma poverino, l'hanno nascosto? Stiamo facendo un giochino che ho imparato dagli Yamagishi. Koromaru deve trovare un oggetto specifico basandosi solo sul fiuto. È una sorta di caccia al tesoro. Come un cane poliziotto. A quanto pare i cani poliziotto si sottopongono a un addestramento simile per seguire le tracce con il fiuto. Considerato il talento di Koromaru, forse se la caverebbe egregiamente in quel campo. Uff, l'ho trovato! Dove l'hai nascosto, bastarda? Ringhia pure quanto vuoi, non ti dirò dove è nascosto. Ma porca troia! Dammelo, per favore! Non arrenderti, Koromaru! Esattamente, so che puoi farcela, Koromaru. Aspetta! Non ho controllato di là, vado, vado. Ammetto di aver reso questa prova più difficile. L'odore è più debole e ci sono molte più false piste per sviarlo. Come se non bastasse, ho nascosto l'oggetto in un punto più in alto, difficile da raggiungere. Sembra un po' esagerato però, eh? Amada e Yamagishi hanno detto la stessa cosa. Di fronte a una sfida, credo che la cosa importante sia avere rispetto. Per come la penso io, ignorare la debolezza di qualcuno non è né rispetto né giusto. Anzi, si tratta di pure semplice eccesso di sicurezza. E non è dissimile dal trattare con sufficienza l'avversario. Ecco perché non mi trattengo mai, a prescindere da chi o da cosa devo affrontare. Oh, l'ho trovato! Eccola la pallina! Eccola. Vaffanculo! Sì, Tresbien. Non ho dubitato di te nemmeno per un momento, Koromaru. Sono fortunata ad avere degli amici così affidabili. Forse è per questo che posso permettermi di essere più ottimista. Vabbè, io il potenziamento l'avrei dato anche a Koromaru, se possibile. Cioè, non vorrei, però. Aumenta di molto la chance di critico. Dovrò anche incrementare la difficoltà così da non farti trovare il prossimo tanto in fretta. E vai, e sì, si gioca. Vabbè. Torniamo di sotto, va? Forse è stato un po' spreco per le carte che abbiamo trovato, però onestamente, visto che tanto non abbiamo trovato neanche quella dell'assalto, non ci abbiamo perso nulla. Forse la doppia carta, ma spero di ritrovarla. Giusto, abbiamo trovato Siegfried. Andiamoci a prendere la nostra teurgia. Ho trovato Siegfried. Perché non mi dà la mia teurgia? No! Niente caos scarlatto! No! No, era il nostro asso nella manica definitivo. Abbiamo vinto tutto con quello. Forse hanno fatto bene a toglierlo, però. Ora che ci penso, forse non è stato così un male toglierlo. Però no, sono rimasto di merda. Niente caos scarlatto, per carità. Va bene che era rotta come abilità e distruggeva tutto quella cazzo di abilità. Però ci sono rimasto male comunque. Ok, chi sarà la prossima boss fight? Un uccello degli occhi. Un'altra ombra. Ma secondo me non è lui che le evoca, onesto. Secondo me sono qui perché devono essere qui e fine. Allora, porca troia, l'hanno capito finalmente che gli assomiglia. Ma porca troia. Mamma mia. Ma ti giuro che più andiamo avanti, più non la capisco, Fuka, io. Cercatore Acheronte e Corvo di Ghiaccio. Chissà cos'è debole il corvo. Però l'Acheronte, in teoria si parla di morte, quindi dovrebbe essere oscuro, quindi dovrebbe essere debole alla luce, in teoria. Però forse qualcuno è debole all'elettricità. Pensa un po' alla fortuna. Vabbè, coso di ghiaccio, giusto? Beccati allora l'inferno di fuoco. Ed è debole pure al fuoco. E quello però no a lui. Minchia, che culo. Hai capito il corvo di ghiaccio, eh? Oh, ora mi riprendo, bastardi. Tra l'altro, con quella faccia bianca. No, dai, che gli SP già sono difficili da tenere in sto cazzo di coso. Sono tentato di colpirli con la luce, sai? Però, guarda, arrivato a questo punto, vado sul sicuro. No, va bene, dai, facciamolo. Chi se ne frega, voglio farlo. Mi piace troppo l'animazione. Guarda, onesto, arrivato a questo punto, ero quasi tentato di... Aia, che male. Di immaginarlo che fosse resistente alla luce. Però, beccati questo. E addio all'uccellaccio.
Minchia, ma è debole a tutto questo. Oh, io sta battaglia la faccio facile allora. Guarda qua, il poveraccio non si rialza più. Aia. Meno male che avevamo l'Homunculus. Maledetto. E dai, assalto e via. Tanto la mano arcana non ce la danno lo stesso. Niente mano arcana perché era una boss fight. L'eremita, che cosa mi dai? 7 SP ad Aegis. Non male, ma... SP e HP, potendo uscire e rientrare, basta avere una mano arcana e avere la speranza che ti escano, per far sì di portarla tipo al massimo. È difficile. E sicuramente tanto grinding, ma non impossibile. Beh dai, è stato anche abbastanza facile. Quella figura è di nuovo scomparsa. È frustrante non poterla seguire una volta iniziato il combattimento. Beh, allora, in realtà potreste. Solo che nel gioco siete in 4 stronzi qua. Nell'anime o comunque nella realtà sareste 8 quelli che siete. 4 vanno e 4 restano. Visto che queste ombre sono forti, non possiamo permetterci di distrazioni. Sul serio, l'ultimo scontro è stato Ma chi? Ma dove? Quello lì era debole a qualsiasi cosa. Continuiamo allora. Sì, immagino, non si possa fare altro. Grazie, Aegis, dobbiamo solo rimetterci in sesto e ripartire. Vabbè, ok, Yukari. Dunque, cosa abbiamo qua dentro? Ah, addirittura 5? Oh, no, 4, meno male. Quindi sono... 6 più 3, 9, ce li ho? Ce li ho, meno male. Parti personalizzate. E guarda, dato che non abbiamo carte, io esco e rientro subito adesso. Saggio. Beh, oddio, potrei anche controllare se va avanti il dungeon. Perché se siamo... No, beh, di sicuro va avanti. 7 di spezie, ok. E manto dell'eroe. Questo è stato un po' spreco in realtà. Ed è per Amada, e vai. Annulla confusione, che bel potenziamento de merda. Durante lo scatto distrugge automaticamente gli oggetti Ok. Vabbè, ti permette di non fermarti, ma... Ora puoi sgretolare gli oggetti distruttibili durante l'esplorazione. Mentre sei in stato di attacco, distruggerai gli oggetti distruttibili semplicemente entrandoci in contatto. Ricorda che però non potrai sgretolare le ombre in alcun grazie. È un modo veloce proprio per farti andare in giro, senza neanche fermarti. Allora, uno è per Junpei e l'altro è per... Yukari. Va bene, facciamolo. Soprattutto per Yukari, almeno abbassiamo il costo di SP, va? Stavo a leggere qualcosa, saggio, e sembrava diventare sempre meglio. Magari possiamo leggerlo assieme, c'è qualche libro che volevi provare? Ho già dato con Sanada, quindi... Ora ha molto più senso. Oh, scusa, a volte pensavo ad alta voce mentre leggo, e... Tu, cosa stai leggendo, Aegis? Di che parla? Psicologia. Fisio, se è la psicologia, ha a che fare con la mente, la salute mentale è roba simile, giusto? Non sapevo ti piacesse quel genere. In questo dormitorio ci sono libri di ogni sorta, vero? Dai manga più semplici alla roba super complicata. Quando abbiamo recuperato questo libro dell'abisso del tempo, mi ha fatto venire in mente questo posto. E il fatto che non ho mai letto davvero nessuno dei libri che ci sono. Vabbè, nessuno è costretto a leggere per forza, tranne quando sei alle elementari. Quindi ho pensato che magari adesso può essere l'occasione ideale. Bisogna trovare il tempo per prendersi una pausa di tanto in tanto. Finalmente l'hai capito? Come quando abbiamo guardato quel programma assieme. Esatto, brava. Anche gli altri venivano a leggere qui, vero? Fuka, Mitsuru, anche lui. Era in qualche modo rilassante anche solo guardarli da lontano, ma non ho mai trovato il coraggio di andare a chiedere se potevo unirmi a loro. Però sì, quando facevamo delle pause di certo ne ricavamo qualcosa. Vabbè, io e te abbiamo visto una serie, quindi... Quindi diciamo che sto cercando di seguire il loro esempio. Probabilmente ti sembrerà una stupidaggine, eh? Puoi unirti a me quando vuoi. Ah, ok, grazie. Non mi aspettavo che qualcuno me lo dicesse così esplicitamente. comunque sì, cerchiamo di rilassarci ancora un po'. Ok, Yukari. SP diminuiti, esatto. Ecco qua. Riduce il 25%, grazie. Yes. Ma significa che poi dovremmo impegnarci il doppio per recuperare. Certamente. Già, avremo più tempo per rilassarci quando usciremo da qui. Beh, in realtà no, se ci pensi puoi fare tutto quello che vuoi, rinchiuso qua dentro, per sempre. E quando questo finirà, in realtà non avrai più tanto tempo per te stessa. Grazie. Ecco un altro frammento. Ma mi chiedo se ci fossero già prima o appaiono piano piano questi frammenti, sai? O forse appaiono all'infinito.
Forse ogni volta che esci e rientri appare qualche frammento, così non sei mai accorto di chiavi. Nah, sembrerebbe troppo rotta come cosa così. Junpei, ho visto che volevi delle spezie. Oh, Ai-chan, sei libera, ti va di divertirti un po'. In realtà non sono più così sicuro di farcela da solo. Credi potermi aiutare? D'accordo. Grazie, sei la mia salvezza. Abbiamo trovato qualcosa nell'abisso del tempo. 7 di spezie, giusto? Volevo provare a cucinare. Non ho mai cucinato in vita mia, ma non sarà niente di che. Andiamo subito ai fornelli e da fuoco a tutto. Oh, la gente fa sembrare la cucina una bazzecola. Credevo di poter recuperare qualcosa in un batter d'occhio. Ehi, Ai-chan, cucinare è davvero così difficile? Solo perché non ci sai fare. E lo posso dire da esperto, la mia ragazza non ci sa fare in cucina. Beh, è solo questione di punti di vista, sicuro. Vabbè, tra l'altro è troppo presto per gettare la spugna. Se mi arrendessi ora ne avrei cavato solo un fallimento. Dai, Ai-chan, uniamo gli sforzi e ribaltiamo la maledetta situazione, che ne dici? Temo sia troppo tardi. L'hai abbrustolito. Ma no, piantalo con questi discorsi da perdente, è il momento di passare all'azione. Da fuoco a tutto. D'accordo, è ora di scatenare il mio attacco finale. Prendi questo. Accidenti, non riesco a credere di aver trasformato quel disastro culinario in un piatto di curry denso e gustoso. Quel Rux fa davvero miracoli. So che Sanada-san mi ha detto di essere più realista, ma è davvero possibile ribaltare ogni situazione in un istante? Potrebbe non accadere sempre, però. Beh, sì, certo, però, sai, c'è chi preferisce ritirarsi e riprovare più avanti, perché credi poterci riuscire la volta successiva. Ma con me il discorso non regge, io vado nel panico, devo fare qualcosa, subito, perché potrebbe non esserci un'altra occasione. Forse è per questo che mi piacciono così tanto gli attacchi finali, posso davvero svoltare in una sola mossa. Magari un giorno sarò abbastanza forte da poterne scatenare uno quando e dove mi pare. Te lo auguro. Quindi adesso, attacco critico aumentato. Ah, sono strapieno. Che dici se rimettiamo tutto in ordine e ce ne andiamo? Grazie per aver passato il tempo con me, Aegis. Di nulla. Quindi chi manca per il potenziamento secondario? Credo di aver fatto... No, ci manca Amada e Koromaru, perfetto. E anche Metis e Fuka, ok. Quindi altri 4 e poi abbiamo potenziato anche al secondo tutti quanti. Manchiamo noi. Beh dai, tanto non avevamo carte, non abbiamo perso assolutamente nulla. Metis dice che non sa cosa sia quella figura oscura, ma sarà davvero così? So che dobbiamo fidarci della sua parola, ma mi sento comunque a disagio. Ah, mi dispiace, ho perso di nuovo le sue tracce. Magari potete trovare degli indizi più avanti. Fate tutto il possibile per rintracciarla. Ma Fuka, te lo dico con tutto l'affetto possibile. Tu, in sto DLC, a che cazzo servi? Ma senza cattiveria, ma... A cosa servi? Oh, subito, così? Fantastico. E la porta della monade, che a sto giro ci interessa più per le carte che per effettivamente quello che ci daranno. Oh, abbiamo trovato la collana perfetta per Junpei. Collana del tormento, 8 di fortuna e 50 HP. Perfetta. Quindi, chi ha bisogno adesso di essere allenato a livello 64? Kenne Mitsuru, di nuovo. O volendo Koromaru. Volendo Koromaru. Però sempre meglio puntare su loro due che non li stiamo usando, forse. Che poi lo ripeto, non li stiamo usando per il semplice fatto che Mitsuru ormai è stata sostituita facilmente. Sia da me, sia da Metis. E Amada perché Yukari alla fine è un healer migliore alla fine. Oh, di nuovo la monade, ma pensa un po' il culo. E subito l'abbiamo trovata. Se la mano arcana non è buona, usciamo e rientriamo di nuovo. Guarda, possiamo restare. Uscivamo e rientravamo solo per ricaricarci gli SP, però... Tarocco della temperanza, che ci fa? Tasso di carica della teurgia. Wow. Che per carità, ok, però... Hecaton, finalmente. Beh, ritornato in squadra. Mi dispiace per Oni, però... 74 d'attacco, boia. Contro 62. Oni è una bella belva. Oni l'abbiamo buildato fin troppo, questo bastardo. Però Hecaton l'abbiamo sistemato un po' meglio con le resistenze, agilità e fortuna. Anat, sai che non sarebbe terribile da fare. Danno divino grave a tutti i nemici. Ha solo la debolezza al fulmine. Certo, non mi va di farlo adesso, ma è una scelta. Possiamo fare Thor, finalmente. Sei stata in grado di capire dove è andata quella cosa? Chiedo scusa, ma neanche io sono riuscita a triangolare la sua posizione. Oh, ma ho nuove informazioni sulla struttura più avanti. La fine del piano non è troppo lontana. Insomma, come al solito...
fatto niente, Fuka. Brava. Così mi piaci. Altra porta della monade. Tanto ormai, voglio dire, più facile trovare quella che mani dorate o altre cose. Guarda, se mi facesse anche un modo per semplificarmi il trovare le stanze scure, quelle per farmare le chiavi, porca troia, guarda, l'accetterei molto di più, sai? Questo segnale, di nuovo l'ombravida. Non dico più nulla io. Ah, che bello. Ah, ma scusami, ma c'è ancora il testo? Dio mio, c'è ancora il testo... Guarda, dammele. C'è ancora il testo di quando giochi con col protagonista. C'è ancora il testo di quando giochi col protagonista. Vuoi vedere che in realtà è anche buggata? Magari l'effetto non l'hanno neanche aggiustato. Guarda, la prendo solo per... La Madonna, la prendo. La prendo solamente per avere l'impeto arcano arrivato a questo punto. Che tanto, ormai siamo arrivati, quindi... Abbiamo raggiunto il fondo e ancora non sappiamo nulla di quella figura misteriosa. Mi sono detta che stavolta sarebbe stato diverso. Beh, comunque, stanno venendo tutti qui. Dai un'occhiata. Vabbè. Chi sarà il ricordo questa volta? Secondo me o è Mitsuru o è Yukari. La butto lì. Mitsuru, lo sapevo. Oh, sbaglio, scusami. Ecco del perché allora abbiamo visto un pezzo di ricordo all'inizio del gioco dove c'era gente con gli occhiali, con le pistole. Non ho potuto collegare al momento, effettivamente. まだ2例目ということだな。シャドウに通常の武器は通じん。装備など気休めだ。ここにはものはわしらの研究所で適正を開発されとる。十分だ。最も食われたとてそれはそれでデータになるがな。 Ah, ma donna mia! Che schifo di persona! Quindi qua in teoria il padre di Mitsuru non ha la benda sull'occhio. No, ce l'ha ancora, ce l'ha già invece. Mia figlia ha il potenziale. Madonna, che piccolina. Io pensavo che la benda fosse successa. Ah, però aspetta. Certo che ce l'ha, perché... Qua in teoria è già successo l'incidente. Effettivamente non avevo collegato all'inizio. Mi sa che quella avvilita non sta benissimo, eh. Ora impazzisce. Eccola. Stai buono. All'americana gli sparano. Oh mio Dio, si è trasformato! Vuol dire che non era abbastanza pronto a... esatto. Con le pistoline di merda, poi. E ora lei tira fuori la sua persona. Minchia. Cos'è? Cosa ha tirato fuori? Ah, credo sia un... il manganellino. Eccolo. Ci penso io. Persona. Eccolo, minchia, addirittura. Sì, certo. Minchia. Potevano farla vedere almeno. Potevano almeno farla vedere. Bello però il suo primo risveglio. Oh, che carina. Ora il padre si incazza. Stai buono tu. Eccolo. Esatto. Quello è vero. Voleva essere d'aiuto, poverina.
Piccolina lei. Mitsuru. Che poi sembra l'altruista, uno stronzone duro il padre, però lo faceva solo perché lei lo voleva. Sta pensando al padre, ovviamente. Esatto. È stato duro, lo so. C'era bisogno in questo momento, Junpei? C'era bisogno? No, ora sei migliorata. No. Dopo ti frusto. Ora Metis chiede qualcosa. Sentiamo, cosa pensavi? Cioè, ci stai dicendo il primo, ci ha detto che dovevamo fare qualcosa, le altre invece ha cercato di dare in modo a tutti di tirarsi su, questo stai dicendo? Adesso? Sì? Ah, erano del preside? E perché erano qua allora? Oh, ok. E adesso l'hai scoperto? Vabbè, se ci vuole tutto sto tempo. Esatto, vorrei saperlo. Vorrei saperlo anch'io, effettivamente. Sanada e Koromaru adesso, perfetto. Che c'è? Direi che dovrò mettere ancora di più alla prova i miei limiti. Oh, scusa Koromaru. Ehi, ascolta, stavo pensando. Che ne dici di andare un po' in esplorazione solo io e te? Potrebbe essere un buon allenamento. D'accordo, capo. Yaruna. Anche tu fermi dalla voglia, eh? È bello poter contare su di te, Koromaru. Non come su Junpei. Ah, niente. Ah, ok, sono andati allora. No. È stata dura da soli. Avremmo dovuto immaginarlo. Effettivamente, non abbiamo neanche una cura. Fraintendermi, non me ne farò una colpa. Ma so che da solo il mio contributo può arrivare solo fino a un certo punto e non ho neanche molta rapidità di pensiero. A prescindere dalla sfida, mi lancio a testa bassa non appena sento il rintocco della campana. C'ero già passato una volta, ma l'ho semplicemente dimenticato, immagino. È stato dopo che siamo diventati più deboli. No, deve essere successo qualcosa molto prima. Boh, le motivazioni per avere le teurgie così... boh... Lo so. Grazie per l'aiuto, Koromaru. Mi dispiace che tu abbia dovuto sopportare un tale idiota. Ah, non ti preoccupare, mi dai da mangiare. Koromaru almeno ha senso, è un cane. Abbaia. Fatto, a posto. Non c'è motivo di giustificare nulla. Ha fatto quello che doveva fare. Però, boh. Aspetta, c'è qualcosa che impensieriva anche te. Non ne avevo idea. A me sembravi il solito rubacuori. Ehi, ce l'ho anch'io un cuore. Beh, che dici di tornare? Ma non dire niente ad Aegis e Mitsuru. Tanto Aegis non ci capisce, non lo capisce il cane. Passeremo grossi guai se scoprisse che siamo andati a esplorare per conto nostro. Va bene, starò zitto. Vabbè. All'inizio al deserto c'erano 7 porte, quindi dobbiamo occuparci di 7 aree differenti. Credevo che ci avremmo messo un'eternità, ma mancano solo 2 porte. Sì, ci siamo quasi. È il momento di accelerare, gente. Proseguiamo.